Farnici compie 100 anni quest'anno e abbiamo deciso di festeggiare una storia che è cominciata appunto nel 1924, quando diciamo nasce più o meno il quartiere che oggi chiamiamo Pigneto, e fu diciamo preso questo vecchio router abbandonato, che era una masseria abbandonata dell'agro romano, da questo bracciante che si chiamava Enrico Necci, e ci fece una latteria. E poi e lì è cominciata la storia, che si è evoluta nei secoli, è diventata una gelateria, la gelateria Impero negli anni 30, che ricordava un po' i fasti delle avventure coloniali italiane. E poi dopo la tragedia della guerra, Necci sotto a un ipogeo, una grotta che ha ospitato molti degli abitanti del quartiere durante i bombardamenti. Alla fine degli anni 50 è successo, diciamo che era un locale frequentato da un intellettuale da poco arrivato a Roma, che si chiama Pasolini, che decise di ambientare in questa strada il suo film d'esordio a Cattone. Abbiamo deciso di festeggiare questi 100 anni diciamo seguendo appunto i due filoni forse principali che caratterizzano questo locale, oltre a essere un bar, un ristorante eccetera eccetera, e quindi abbiamo deciso di festeggiarlo attraverso la musica, perché è sempre stata protagonista in questo locale, e poi attraverso diciamo l'arte e la cultura, con due mostre che appunto celebrano la storia del quartiere, una che si chiama 100 anni di foto al Pigneto e dintorni, e un'altra che celebra appunto gli artisti, che sono un po' l'anima di questo quartiere e del Barnecci. E ci sono 10 artisti, illustratori, artigiani che esposto sempre nel nostro ipogeo, nella nostra grotta, 10 opere dedicate al Necci, che hanno fatto appositamente per questo evento o che in passato avevano realizzato qui, ispirati da questo luogo. Per il centenario di Necci abbiamo voluto provare a fermare il tempo che passa e riportarlo ai giorni nostri. Abbiamo voluto adottare la tecnica della decalcomania, che è quella alla quale ci stiamo avvicinando sempre di più, e la sentiamo molto più vicina alle nostre corde artistiche, e quindi abbiamo voluto ricreare questi lavori partendo da un concetto di upcycling, di cercare di essere il più possibile ecologici nella ceramica. E abbiamo fatto una ricerca, abbiamo trovato questa scultura di porcellana dell'Ottocento e quindi abbiamo semplicemente attaccato a livello tecnico queste decalcomanie, che sono gli adesivi che sono stati fatti per il centenario di Necci. È un quartiere che a noi ci ha attirato da subito, che è un quartiere che ha un tessuto sociale molto sviluppato, è un tessuto sociale anche accogliente, è un quartiere direi quasi chiuso all'interno della città, perché ci sono casette piccole, stradine piccole, quindi comunque si ha l'idea di vivere in un paese. Io, nato e cresciuto in un paese di montagna, mi sono sentito subito a casa, quindi l'attrazione è stata fatale, immediata per me. E siamo riusciti anche ad essere all'interno di un tessuto proprio artistico, culturale, che si muove, è un quartiere vivo.